Iscriviti a Lives 91 Riserva, Spazio Football, il calcio ogni giorno. Ragazzi, vi voglio augurare buon anno. È stata una bella partita, sono contento che la Juve chiude il 2023 col secondo posto e ritorna ai meno due dell'Inter. Ottimo, si continua così. Adesso si spengono le luci. Io personalmente andrò a dormire, che domani poi a me non cambia nulla, sì. A parte comunque dammi una bella registrata, soprattutto nei miei capelli che sono proprio proprio brutti, 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 brutti. E niente, domani forse metto il pigiama rosso per andare a dormire, anziché questo che per la fine è un maglione rosso. Niente, iscrivetevi nel canale per non perdere le news sul calcio, perché qui siamo su Lives 91 Riserva, Spazio Football. Un abbraccio a tutti. Precedente intervista ha detto che è una roccaforte la difesa della Juventus. Sicuramente la Juventus rispetto allo scorso anno dà più garanzie e poi dà garanzie anche sulla gestione del vantaggio, dove spesso lo scorso anno la Juventus, una volta in vantaggio, si lasciava un pochino adagiare sugli allori. Ecco, non so se condivide questo pensiero. Grazie. Diciamo che questo è un percorso che è iniziato l'anno scorso, se no addirittura un anno e mezzo fa. Poi la percezione è diversa, perché comunque l'anno scorso la squadra ha fatto alla fine di giornata 38 punti, che non sono pochi, in una situazione dove credo, se non sbaglio, sono cominciati i casini a metà ottobre, una roba del genere, che già erano iniziati l'anno prima, però. Quindi in quei frangenti lì era anche difficile, cioè dei momenti in cui perdevi. Quest'anno è tutta un'altra annata. Uno, perché c'è la crescita di tutti i ragazzi. Due, perché c'è una serenità dovuta al fatto che sono state risolte tutte le varie problematiche extracalcistiche. Però questo è il proseguimento del lavoro che è iniziato un anno fa, perché l'anno scorso la Juventus ha fatto 38 punti. Poi alla percezione del 30 di dicembre magari ne avevamo 28, 20, non mi ricordo quanti, però i punti li avevamo fatti anche l'anno scorso, con l'inserimento dei giovani, con, ripeto, il casino che c'era. E quindi direi che questo bisogna essere contenti, non bisogna esaltarsi. Bisogna solamente lavorare come è normale e allenandoci ancora di meglio per vincere queste partite e per ritornare di nuovo a giocare la Champions l'anno prossimo e di nuovo essere competitivi, come è nel DNA della Juventus da 100 anni a questa parte. Buonasera mister, Michele Blasis, oggisportenotizie.it. Le lascio un dato della sua carriera. Per 76 volte lei ha vinto in Serie A con il risultato di 1-0. Le dà fastidio essere etichettato con il, tra virgolette, cortomuso? No, assolutamente no, perché spero di vincere altri 152 di 1-0, perché poi magari vince anche delle partite 3-0, 4-0, però l'importante è cercare di fare attraverso la prestazione, cercare di ottenere la vittoria e soprattutto sapere contro che squadre giochi. E stasera battere la Roma non è semplice, la Roma ha perso a Milano con l'Inter a 10 minuti alla fine, se la disattenzione. Ha battuto il Napoli, ha pareggiato con la Lazio, quindi ha sempre fatto delle ottime prestazioni e stasera l'ha dimostrato sul campo. Noi, ripeto, era importante vincere perché comunque abbiamo vinto tanto scontro diretto e soprattutto, ripeto, siamo rimasti attaccati all'Inter, ma soprattutto ci siamo allontanati dal quinto posto. E su questo bisogna assolutamente continuare a lavorare in totale serenità, ma soprattutto con grande entusiasmo, senza esaltarsi, e pensare e credere soprattutto che ci abbiamo ancora tanto da fare, soprattutto tanto da migliorare. Buonasera mister, Nicola Balice, calciomercato.com e La Stampa. Ildiz è pronto anche per giocare insieme ad altre due punte e poi le volevo chiedere se in tutti questi suoi anni di carriera ha visto un ragazzo di soli 18 anni così pronto, così forte. Grazie. Di giovani ne ho visti tanti, io credo che Ildiz, indipendentemente se posso giocare con uno, con due, con tre, io credo che per quanto mi riguarda, a me il piacere di vedere i giocatori che sanno giocare a calcio per me è una cosa
meravigliosa, perché io sono molto esteta di queste cose. E stasera Yıldız veramente ha fatto una partita tecnicamente importante e straordinaria. Poi è entrato Federico, che ha fatto altrettanto bene, perché ha dato una palla a McKennie, ha fatto il gol che era in mezzo in fuorigioco. Quindi l'importante è continuare a lavorare così. Questi giovani hanno qualità, quelli che sanno giocare a calcio è bello vederli giocare, perché comunque direi fanno delle cose e soprattutto trattano la palla in modo diverso, ecco. Buonasera mister, sono Daniele Romolo del Romanista. 15 punti di differenza tra la Roma a questo punto del campionato e la Juventus, eppure la partita ha dimostrato, insomma, un certo equilibrio delle due squadre. Lei come se lo spiega? Si spiega il calcio è un casino. Quindi posso dire che quando nelle partite secche giocare contro Roma e Mourinho è sempre complicato e difficile. Poi il campionato ci sono tante partite, loro sono impegnati anche in Europa e che non è facile, quindi, però stanno facendo un ottimo campionato e sono sempre in corsa per il quarto posto, perché comunque la classifica tra la sesta posizione e la quarta posizione è molto corta. L'ultima. Stefano Salandin, Tutto Sport. Su una cosa su Yıldız e una sulla squadra. Su Yıldız, al di là delle questioni, delle caratteristiche tecniche che sono indubbie e dimostrate anche stasera, quello di questa sera, dopo l'esordio a Frosinone dal primo minuto ovviamente, era forse uno step anche mentale contro una squadra di più solida. Ti sembra l'abbia superato l'impatto, la personalità? La seconda cosa invece riguarda la squadra, ancora tu dici bisogna migliorare. La fase ancora più da migliorare è quella della transizione, certi passaggi per uscire, il giro del pallone, è quello ancora forse il salto di qualità da fare? Ma no, stasera la squadra ha fatto anche bene tecnicamente, abbiamo alla fine non male sotto pressione, qualche palla buttata via di troppo, un pochino più di lucidità potevamo averle, su quello bisogna migliorare. Per quanto riguarda Yıldız, innanzitutto abbiamo parlato anche troppo di lui perché è la seconda partita, quindi va lasciato sereno e tranquillo, fortunatamente è un ragazzo intelligente, che non si monta la testa e pensa solamente a giocare, ma siccome è un giovane e così come tutto il percorso di tutti i giovani, poi sarà il momento che avrà delle difficoltà, come è successo all'inizio quest'anno a Fagioli, come è successo l'anno scorso a Miretti, come succede a tutti i giovani, perché è un percorso naturale. Stasera però ha fatto una partita che non era semplice contro la Roma, soprattutto perché la Roma è una squadra fisica, esperta, e lui invece è stato molto bravo. Grazie a tutti. Buonanotte, buon anno a tutti.